Matteo Sterbini per forzasaggio.it. Allora Matteo, partita in corso, siamo a metà del secondo tempo, come possiamo vedere, sì. Mi dai un giudizio, tanto non so come finirà questa partita, anche se c'è il Città di Castello in avanti, vediamo. Diemé ha raccontato anche il gol in diretta, guarda, il 2-2. Mi dai un giudizio di questo campionato? Campionato molto buono, direi molto buono, perché ci siamo arrivati con 6 mesi d'anticipo. Sì. Siamo andati in semifinale di Coppa Italia. Sì. Il bilancio è positivissimo. Sì, 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 sì. Buono. Ho un po' di rammarico per le due partite in casa, Oligno e Poggibonsi. Perché secondo me avendo fatto i 6 punti con quel 2, oggi la partita era diversa. Cioè, oggi la partita era diversa. Era con almeno con un obiettivo da raggiungere. Che alludi ai playoff, no? Sì, alludi ai playoff. Andi. C'è anche l'amico Buratti, ciao Andrea. Ciao. Ecco, insomma, abbiamo seguito un campionato praticamente insieme. Certo, e metto non teme. Sì, è un bel capito. A chi è il più bello. Un bel capito dove vuoi arrivare. Insomma, Andrea, voglio dire, abbiamo seguito insieme anche tutte le partite. Andrea, anche te l'ho chiesto a Matteo, però un giudizio di questa annata che ci ha regalato tante soddisfazioni, no? Sicuramente positiva l'annata, dove ci siamo salvati tranquillamente, senza patemi. Certo. Dove abbiamo raccolto un grande traguardo, che la semifinale di Coppa Italia, anche se ahimè. Vabbè, è andata come è andata. Era arrivare a Firenze, però la Coppa Italia contempla tutte le 190 e passa a squadre della Serie D, quindi siamo arrivati fra le prime 4, credo che sia un grosso risultato. Senti, primo anno che sei a San Giovanni, no? Perché ti lega un'amicizia con Lorenzo Grazzi. Mi hai sempre detto che insomma è il tuo habitat naturale, nel senso stai bene, non hai problemi. San Giovanni mi sono trovato benissimo. Ricordiamolo, perché non tutti lo sanno, te sei stato per molti anni segretario dell'Arezzo Calcio, quindi Lega Pro. Dal 2010 al 2014. Ecco, appunto, quindi insomma per te sei in un ambiente più piccolo, però più familiare. Ma non è un declassamento, perché San Giovanni è una piazza di far respirare, si vede dove c'è stato il calcio, quello vero, perché poi non so io dove lo ricordare. Chiaro. Quindi non è stato né un declassamento, anzi ho trovato un gruppo di lavoro, la famiglia Grazzi in primis, che a cui devo fare i complimenti io, ma le dovrebbe fare tutta la città. Assolutamente. Perché è una famiglia che comunque sia fa tanti sacrifici, in prima persona Lorenzo, ma la mamma, il fratello Gabriele, il babbo. Tutti, in prima linea. Per fare il calcio. Madonna, ma un po' di profumo. Sei profumato, ragazzi. Comunque è una niente da far ringraziare la famiglia Grazia, a parte me, ripeto, spero che lo faccia anche la città. Ecco, infatti. E che possa il futuro magari stringersi ancora più vicino a questa famiglia, perché fa tanti sacrifici. Io sono in prima persona, esatto. Lo vedo tutti i giorni. Infatti, te lo vivi, in prima persona. Tutti i giorni. E non si trova tante persone che fanno quello che sta facendo questa famiglia. Infatti. Posso dire chiaramente, dopo l'esperienza avuta adesso. Infatti. E come piazza io mi sono trovato bene, ho trovato un gruppo di lavoro, ripeto. Poi hai trovato stupendi, tanti sonati come me e Matteo. Sono sonati con cui si sta benissimo. Meno male. Ma questo benissimo. Sì. Guarda, ho trovato un ambiente a cui mi sono affezionato, con una tifoseria che è la tifoseria che non ha. Da urla, ragazzi. Che non ha. Diciamo oggi, paragone in questa categoria che può fare tranquillamente il professionista. Sì, grazie Andrea. Matteo, chiosa finale, dai, un altro anno, tanto come sai tu sei riconfermato a vita, come il senatore a vita, te sei corrispondente a vita. Io non ti volevo vedere, però cosa posso dire? Il prossimo anno da Cuba torna a bronzare. Appunto, è vero. Cioè, volta vengo a piedi allo stadio. Bravo, tu fa bene. Almeno tu risparmi viaggio ai tuo zio. No, perché tanto ascolta. Sì. Purtroppo mi è toccato venire tutte le domeniche accompagnato da un gobbo. Che è lo zio. Una volta non mi va tanto bene. Perché sono una famiglia di interisti, gli Sterbini. Sì. Però c'è lo zio che è una pecora nera, anzi bianconera, perché è per la Juventus. Però se parli di Basaldi, perché Basaldi non parla di altro. Perché io sarei milanista, ma tu lo sai, io tengo solo alla San Giovannese alla fine della fiera. Per cui oggi si vede a settembre, esatto. A proposito, però ora voglio una cosa, poi veloce Matte, veloce,
Io a luglio dell'anno scorso avevo fatto un articolo chiamato La mia partita. Sì. E verrà pubblicato a breve. No, lo so dove vuoi arrivare, ma c'erano altre notizie più importanti. Non è che ti lascio in secondo piano, però la notizia importante era il Buratti che si mette la parrucca. Ah, e allora ci si mette tutte e due, dai. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.